mosso da, appunto, da, con la musica Con perdere l'amore di papà, che è una delle canzoni più iconiche della nostra storia della musica. Pensavo che tu, invece di perderlo, l'amore di papà l'hai riconquistato. Sì, quello è sì. Quanto ti è costato come percorso di vita anche? Ma qua non si tratta neanche di un percorso di vita, si tratta di emozioni, di vivere nella costante, anche quel senso di disagio, ma poi comunque ci si fa forza, perché noi donne siamo la forza, comunque l'affrontiamo sempre ogni giorno. E tu sei cresciuta in una famiglia dove erano le donne erano a le circondarti, donne, sì. Era l'amore di tua mamma, l'amore di tua nonna, poi di tua sorella. Hai scritto questo libro, appunto, nel quale racconti la tua storia, riconosciuta, prefazione di Emanuela Villa, perché vi siete ritrovati. Emanuela è venuta spesso qui a raccontarci con la sua bellissima voce. Sì, io e Emanuela ci conosciamo da oltre 35 anni. Ma tu che l'hai detto? Io sono la figlia... No, tu sei stata riconosciuta legalmente dopo un lungo percorso nel 2000? Nel 2001. Uno. Io ho preso il cognome di papà. E quando la conoscevi già Emanuela? Emanuela, sì. E tu le dicevi: io sono la figlia di Massimo Ranieri? No, è stata... Ma sai, sono quelle cose che nascono così naturali, chiamiamolo, perché lei aveva questo produttore, amico anche della mia mamma, quindi ci incontravamo, si parlava. Ma tu non cercavi di capire da lei cosa significasse essere figlia di un padre che non sta riconosciuto? Certo, la situazione era correlata ovviamente a tutto quello che era intorno a lei e intorno a me. Ovvio che poi Emanuela capisce ancora di più quello che ovviamente io ho passato. Poi ovviamente le storie sono a sé. Ma certo, c'è una scissione tra le due. E peraltro lì ci sono vari piani, cioè il fatto di essere figli di un papà iconico. Questo papà leggendario non ti riconosce, anche se tu sapevi che era lui, quindi c'è vari piani, però, no? Il figlio comunque d'arte, nello stesso tempo un figlio, persona non riconosciuta dai genitori, che è una cosa che può capitare certo, nella non vita. Soltanto a Cristiano e a Emanuela, esatto, ce ne sono tantissimi anche di esempi nella vita, non quindi sono io l'unico, come si può dire, sentore isolato, non sono solo io, ce ne sono tanti di figli non riconosciuti che soffrono. Ancora sicuramente adesso? Ma riconoscersi poi non è soltanto riconoscersi in termini legali, sì. Perdere l'amore, Sanremo 1988, la canzone, una delle canzoni di Massimo più amate. Quando lo vedevi a Sanremo cosa pensavi? Beh, ero piena di orgoglio. Sì? Sì. E non pensavi vorrei essere lì con lui a festeggiare? Questo, ti dico la verità, non me lo ricordo, perché sono passati pochi anni. E quindi l'emozione sicuramente quella me la ricordo. Erano perché solo vederlo emozioni positive, è un'icona, è anche tuttora se lui canta, per me è un'emozione, perché per me è il primo in assoluto, per me che sono la figlia ovviamente, però lo riconosco insomma in tante persone, credo che è un pensiero a unanime e quindi... Grandissimo interprete anche, grande, no? Interprete, sì. Peraltro grande regista. Il 26 maggio in TV, lo diciamo, vi facciamo in bocca al lupo con tutti i sogni ancora in volo. E perdere l'amore a te ricorda qualche perdita in particolare? Perdere l'amore mi ricorda purtroppo la perdita della mia mamma, perché per me è stato l'amore più grande della mia vita. 66 anni è morta. Sì, purtroppo sì. E conosce tua mamma Franca Sebastiani, anche lei è artista, una cantante, faceva il cantagiro. Sì. E Franchina era il suo nome d'arte. Eccola qui, guarda che bella, questa sei tu, no? Sì. Conosce Massimo tu sei nata nel 70, quindi poco nel prima. Nel 69. Erano due ragazzini? Sì, due bambini. Quanti anni avevano?
Se pensi, mamma ne aveva forse 19 o 20 e lui ne aveva 18. Insomma, quanto erano ti proprio ha detto due la prima ragazzini. Volta che tu eri la figlia di Massimo? Allora, questo, ti dico la verità, non mi sovviene perché ero veramente proprio piccola, però so che questi ci sono dei ricordi, noi abbiamo dei ricordi in noi, come se fossero delle piccole scatoline, no? Che apriamo piano piano. E quindi quando vogliamo poi ricordarci l'emozione, però voglio dire nel contesto proprio spazio-temporale non riesco ad arrivarci. Però tu ti ricordi però che mi tu ricordo andavi a trovarlo, nel libro parla di questa vestaglia che ti accoglieva. Questi sono quei flash della vita che ti ricordi e che non riesci a toglierli, fanno parte di te, della mia, cioè del mio essere. Quindi tu da bambina lo sapevi? Lo sapevo perché sentivo che magari era in televisione, poi io sono cresciuta con le sue canzoni, tra cui Erba di casa mia è stata proprio... La sentiamo, Erba di casa mia. Ma la bellezza quanto era bello da giovane, ma lo è tuttora. Tu scrivi: un giorno mia mamma mi accompagnò a casa sua, avevi 3 anni, ho il ricordo di un uomo che mi accolse in vestaglia, il ricordo di me bambina che si sedette in un angolo per non disturbare, sì, che prese un libro e che fece finta di leggerlo. Quell'uomo mi venne vicino e me lo girò, essendo dalla parte rovesciata l'avevi presa, sbagliata, ma quella bambina non sapeva leggere, che differenza avrebbe fatto? Nessuna. E poi quando lo hai rivisto? E poi sono passati, insomma, parecchi anni, perché è stato così, è stato il destino, è stato il fato, chiamiamolo, un percorso di vita che ognuno deve affrontare per arrivare poi alla consapevolezza, ad essere quella che si è oggi. Quindi io non ho mai sentito rancore, odio, non fa parte proprio della mia persona. Cioè, e non sono... ti chiedevi perché non vedo papà? Allora, questo non me lo chiedevo... perché sono la figlia di Massimo Ranieri. Credo che qualsiasi figlio si fosse in quel momento posto la domanda, certo, si sarebbe posto, dicevo, scusami, perché mio padre non è vicino a me. Però quelle sono cose che magari bisognerebbe chiedere a lui, perché oltre... E tu non gliel'hai chiesto? Io non ho mai affrontato questo discorso, perché ci sono cose molto più belle con cui condividere con mio padre che rimarcare il passato. Cioè, noi dobbiamo vivere l'atto presente, che è questo. Io oggi sono felice di stare qui con te, con questo parterre carinissimo. Domani è un'incognita, ieri non esiste più. Già alle 11 di oggi non ci sono più, quindi l'attimo presente va vissuto con fermezza, con amore, con serenità, con allegria, con leggiata. Rose rosse per te, canzonissima 69. E questo, essendo il 1969, è esattamente, probabilmente, il periodo nel quale hai incontrato tua mamma. Certo, lei certo. Come te ne parlava di Massimo? Ma quelli, senti, cioè, ripeto, nel 69 loro erano talmente giovani che hanno vissuto questo amore veramente
acerbo, pieno di situazioni di anche, diciamo, anche un po' di non ignoranza in termini proprio di ignoranza verbale, però non c'era quello che c'è oggi, la cultura, il sentirsi in un'altra maniera, il vedere, cioè la televisione. Ma lei ti diceva l'ho amato moltissimo, come certo, l'aveva conosciuto, certo, ti raccontava? No. Ma lei mi ha raccontato che l'ha amato tantissimo, è ovvio, anche fino all'ultimo, penso, alito di vita lei l'ha amato, cioè, ma l'ha amato perché... E comunque è stato il padre della figlia che ha desiderato più di ogni altra cosa al mondo, quindi l'ha bramato per anni. Poi comunque lei ha avuto due matrimoni, in questi due matrimoni è come se avesse avuto una scissione, anche perché non sarebbe stato neanche onesto da parte sua verso le persone che erano vicino. Però poi, come si può dire, ecco, i ricordi ritornano. Cioè, tu pensi che tua mamma, che Franchina, abbia amato Massimo Ranieri per tutta la vita? Sì, fino all'ultimo alito della sua vita. A un certo punto tua mamma ti dice che ha l'intenzione di intraprendere l'iter per il riconoscimento della paternità. E lei non ti ha trasmesso rabbia però su questo, cioè tuo padre non ti riconosce? No, perché mia madre non ha mai speso una parola brutta nei confronti di mio padre, come per nessun essere umano. Io ho visto mia mamma arrabbiata tre volte nella mia vita, sì. La mia mamma era proprio buona, era 1,53 m di purezza di anima, la sua anima era buona, quindi lei verteva nel perdono, nella rinascita, nello stare bene con le persone. Mai, non si è mai arrabbiata, neanche con me, che insomma, mi chiamava Pepetta. Ti chiamava? Pepetta. Perché Pepetta? Perché giravo, sì, No, perché ero proprio un pepe. Però, diciamo, non, giustamente non mettendo di contro il tuo padre, Mai. Ti ha anche salvato da una possibile rabbia. Certo. Quindi ha fatto il tuo bene. Certo, ha fatto il mio bene, e ovvio. Tu scrivi, però dice comunque, aveva intenzione di prendere l'iter giudiziario. Si rivolge a un'avvocatessa, c'era l'iter del DNA. Sì. Perché non c'era ovviamente negli anni 70 quando tu eri bambina, e mi disse sempre che era corretto che Massimo si prendesse le sue responsabilità perché lei non sarebbe stata eterna, era come se lo sentisse che sarebbe morta giovane. Io credo proprio di sì, e poi secondo lei era giusto che un figlio venisse riconosciuto dal padre. Giusto, comunque, voglio dire, non solo comunque secondo giusto, lei. Non era correlato a che era Massimo Ranieri o meno, per lei ha lottato con tanta veemenza, tanta fermezza, tanta caparbietà, che io credo che lei se lo sentisse, Sabrina, veramente. Perché devo sistemare le cose, perché lei andarmene. Ha detto io devo sistemare le cose, sì. Tu avevi 18 anni quando è cominciato? 17-18 anni, perché 18-20, sì, l'epoca era quella. E ci avete impiegato tanti anni, quindi... Ma questo è proprio che la legge italiana è abbastanza lunga, sì. Quindi sono stati anni. Ti faccio rivedere un'altra, forti. Adesso ce li racconti, anche perché io non so come funzioni, cioè comunque questo lo dico anche così, anche informazione per chi sta a casa, perché comunque è complicato, è immagino. È molto complicato. Sì. Massimo Ranieri e Franco Battiato da Siamo Tutti Invitati, citofonare Calone, perché poi il vero nome di papà... È Calone. È Calone. Tu come lo chiami, papà? Massimo o Giovanni? Com'è? Giuseppe? Giovanni. O Giovanni? No, Papo. Tu lo chiami Papo? La prima volta che l'ho chiamato Papo? No, la prima volta l'ho chiamato papà, poi entri in confidenza, normale, cioè, ovvio. La prima volta che l'ho chiamato papà è stato molto emozionante, sì, anche da parte sua, che era quel giorno in cui poi mi invitò in trasmissione, che io sinceramente non ero a conoscenza. Ora ci arriviamo a questo, diciamo così, questa epifania, questo svelamento. Sì, poi ci arriveremo. Intanto ti faccio rivedere appunto papà Giovanni Calone, alias Massimo Ranieri, con un grande Franco Battiato, cantano insieme. Senti, tu hai cantato anche napoletano in l'ultimo penultimo disco, penultimo tuo disco. Le Fleur, come si chiamava? Fleur, Fleur. È una canzone molto bella, che tra le altre cose piace anche, ho scoperto, piace moltissimo anche al maestro Ennio Morricone, gliela dedichiamo. Mauro. Diceva, cuore mio lontano vai, tu me lasci, io conto l'ore, chissà quando tornerai. Questo neve, tornerai, quando tornerà l'erò, si stuccione torna a maggio, pura maggio stonca ca. Si stuccione torna a maggio, pura maggio io.
mio stomaco cade. Meravigliosi due artisti, la voce di Massimo ha qualcosa di strepitoso. Potentissima, la voce di Massimo è veramente potente. È molto difficile imitarla, Antonio? È difficile perché apparentemente non ha caratteristiche, è tutta di potenza, una voce pulita e lui è proprio portato nel canto. Lo vedi che non c'è, non è artefatto, è naturale, lui canta perché lo sa fare. Certo. Semplicemente vero. Come Pavarotti era un altro che aveva, diciamo, le note che uscivano cristalline. Tu scrivi: la mia adesione di intraprendere la strada del riconoscimento si basava sulla mia volontà di non deludere mamma. La sua discreta insistenza a tanti manipolazioni mi ha condizionato. Non potevo essere lucida nel capire cosa veramente volessi. Se non l'avessi fatto, avrei deluso mia madre. Quella era l'unica certezza che avevo. Perché non volevi prendere la strada giudiziaria? Ma credo che sia per qualsiasi essere umano, non sia una cosa a livello proprio emotivo farsi riconoscere da un tribunale, e quindi sarebbe stato più bello essere riconosciuta con il cuore che con un giudice, con le sentenze, con gli avvocati che mi tiravano: no, andiamo di qua, no, andiamo di là. Era una corda sempre in tensione, quindi che succedeva? Sinceramente avrei preferito che le cose andassero diversamente, ma sono andate così, va bene così, accettiamo quelle che sono le nostre realtà. E quegli anni quanto hanno influito su di te quelle diatribe giudiziarie? Ma guarda, ti devo dire la verità, soltanto quando si avvicinavano magari le udienze oppure comunque dovevamo rivedere alcune cose della causa, sinceramente c'erano quei 2-3 giorni un pochino più tesi, però poi io ero talmente tranquilla che... E tu hai il DNA, quindi ti hanno come andato tecnicamente? Il DNA è andato tecnicamente, che c'è stata la richiesta da parte del tribunale, quindi c'è stato il DNA, proprio l'esame ematologico. Dal sangue? Sì, del sangue, e quindi dopo pochissimi giorni, mi sembra 15 giorni, ci furono i risultati, 99,99% di paternità. Quindi mia madre dice ok. Allora, che ti disse tua madre quel giorno? Era contentissima. E tu? Anche io, ma io sapevo di essere la figlia. Cioè, basta guardarmi. È identica. Quindi. Allora, scrivi: con la sentenza quello che doveva essere l'inizio di un amore trovato diviene l'inizio di un amore perso. Ora ce lo spieghi. E intanto qui Massimo Ranieri canta: se bruciasse la città, canzonissima 69... O surdato innamorato, canzonissima 72, Reginella, in senza rete del 66, perché lui pure debuttò praticamente bambino. Ha voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai voto tu, distrattamente chiama. Di tutte le canzoni di papà, qual è la tua preferita e qual è quella che ascolti più spesso? Erba di casa mia, Rose Rosse, ovviamente. Erba di casa mia, quella tua preferita? Sì. Perché? Perché mi ricorda la mia infanzia, quando ero piccola. E Rose Rosse? Perché Rose Rosse la canti anche sotto la doccia. Adesso ci fai tu sentire la tua voce, questo è il tuo singolo, sentiamo com'è. Vai. Grazie. Introducing the number one champion selector at the control tower. Baby, baby. Dub wine selection. Have you seen my baby? Mr. Rubadub, worries again. Boom. Baby, baby. Can't you feel the music getting hotter? Have you seen my baby? And hotter.
senza te il tempo non passava mai. Annegavo nei miei guai ogni giorno. E una sera d'autunno ti incontrai senza preavviso, sai. E fu leggero come non mai. Il mondo ora gira intorno a noi. Si ferma solo quando tu lo vuoi. Avessi mai. Ma l'hai fatta ascoltare la canzone a papà? Certo. E che ti ha detto? Che è molto orecchiabile, che è molto carina, che ha una voce bellissima, e quindi... Quanto sei stata contenta? Da 1 a 10? Un milione. Amore. Oh. E che ti ha detto in più? Ti ha dato qualche consiglio, qualcosa? No, ha detto che è molto orecchiabile, è una canzone molto estiva, quindi speriamo che si ballerà quest'estate, si trova su tutte le piattaforme. Laura conferma Lauretta nostra, e ti faccio rivedere papà Fantastico 89. Qui era appunto nella sua versione anche proprio di Mattatore, che sappiamo lui è anche un grande attore, quindi insomma, le sa fare tutte. Vai. Come diceva il grande Edoardo, gli esami non finiscono mai. Buon divertimento. Grazie. Con grazia getto lontano il cappello e piano lascio cadere il mantello. Mentre sguaino dal fodero la spada per colpirti laddove più mi aggrada. Guardami bene, sono più leggero di Scaramouche nell'arte dello stocco. Perciò ti avverto, povero guerriero, quando finisce la ballata, io tocco! Ah! Eccoci qua. Grazie. Una rosa per Gina Lollobrigida, che per noi rappresenta il cinema italiano. Grazie. Signor, non vede anni. Posso? Coraggio, signore, un bacio da Massimo Ranieri. Signora, che succede? Signora, mamma cosa mia. Fa? Signora. Mamma mia, signora! Signora Coriandoli! Signora Coriandoli! Ma io lo sapevo! Vabbè, ma cosa dobbiamo adesso a Bagnacavallo? Signora, un po' d'acqua! Portiamola via! Portiamola via, Gianni! No, di qua, di là! Sì, allora la portiamo! Mamma, che orrore! Aspetta, facciamo... Avanti, avanti! Sì, qua! Di qua! Signora! Signora, si sveglia! Questo fatto... Cioè, tu non eri, cioè, eri felice per la sentenza, però non lo eri... Ma non lo eri per come ci eri arrivata a questo riconoscimento. Quando è che ti sei veramente sentita riconosciuta? Mi sono sentita riconosciuta nel momento stesso che ci si guarda dentro, si accettano i cammini e ci si accetta e ci si perdona, perché se in primis non perdoniamo noi stessi, non possiamo perdonare gli altri. E tu cosa ti dovevi perdonare? Io mi devo perdonare, come tante persone abbiamo tanto da perdonarci dentro, magari ognuno ha le proprie situazioni, quindi... però il fatto che io sia stata riconosciuta, ripeto, scusami cara, dal tribunale, sinceramente avrei preferito che il mio percorso fosse stato diverso, magari non in quello frangente. Non l'hai fatto prima. Ma queste sono cose che, diciamo, le hanno vissute papà e mamma, hanno avuto il loro percorso. Io, quella che tra virgolette ci ha rimesso poi è stata una figlia. Tu? Io, certo. Perché tra due genitori è sempre... E chi te li ridà questi anni persi? Allora, io credo che il tempo non esista, nel senso, se pensiamo, come ti avevo detto prima, al passato... È andata. Peraltro tu scrivi questa cosa: quando sono nata avevo una patologia polmonare e sono stata incubatrice per 2 mesi in un reparto isolato senza che mamma mi potesse vedere. Vieni a sapere che mio padre non venne mai in ospedale, che fuori nell'atrio c'erano giornalisti in pianta stabile in attesa di rubare uno scatto o una parola. Era nata la figlia di Massimo Ranieri, tutta era voce, nessuna conferma. E forse lui non veniva
Anche perché lo avrebbero placcato. Anche perché, ripeto, erano gli anni 70. Negli anni 70 c'erano Morandi, Massimo Ranieri, Pachi, Gianni Morandi, Albano, insomma c'erano Claudio Villa. Non era come ad oggi, prima erano molto più... Ed era una mentalità anche molto sì, più una chiusa, mentalità più chiusa, quindi no, mi raccomando, il figlio avrebbe rovinato la carriera. E lui, come disse anche poi... Poi ci arriveremo. Lo hanno consigliato male. L'hanno consigliato male, sicuramente. L'amore è una cosa meravigliosa. Su questo siamo tutti d'accordo. Vero? Che Scala Reale 1966. È qualcosa di reale che incatena i nostri cuori. Amore meraviglioso, amore. Tu hai un figlio che si chiama Massimo. Sì. Massimo? E Massimo anzi, Claudio. Massimo Claudio? E, negli uomini hai cercato quel papà che non avevi avuto fisicamente, quanto a te? Questo devo dire no, sinceramente no, perché ogni amore mi ha lasciato qualcosa di bello, non ho mai cercato una figura paterna, ti devo dire. Anche perché poi, se ci pensiamo, fa anche un po' ridere questa cosa, a me non è venuto a mancare il papà inteso come Gianni Calone, perché io non lo conoscevo. Mi manca un'Alessia, un Francesco, un'Antonella, un Massimo mi può mancare, ma una persona che non hai mai conosciuto non ti può mancare. Mi è venuta a mancare sicuramente una figura paterna in casa, per magari le regole, per situazioni un pochino più, chiamiamole, dure. Perché la mamma è sempre quella lì che ti abbraccia, che ti coccola, che sì, non sai, più cioè, versatile, volte sono più permissivi papà che certo. Le mamme, eh? Dipende. Guarda. Ci sono situazioni diverse. Però cioè, dal suo punto di vista lei aveva una mamma molto tenera, avrebbe voluto sì, avere un altro riferimento. Molto tenero. Ma tu lo raccontavi a qualcuno? Sono la figlia di Massimo Ranieri? Mai fatto. No? No, non ho mai peccato di presunzione. No? Perché io mi sento figlia del mondo, la figlia non mi sento figlia di... Sono nata, vuol dire che c'è un perché, sono come qua tu. Su questa terra. È un pensiero molto positivo questo. Grazie. Ti penso, Sanremo 92. La mia preferita. È arrivata la preferita di Jessica. No. Se solo per quegli occhi che hai lasciato in fondo a me. Qui eri nel pieno dell'iter giudiziario, no? Perché il 2001 si è concluso. Sì. E nel frattempo tua mamma si sposa, cioè tua sorella Amalia si sposa con Antonio. Tu scrivi nel ricordo di questo Natale, nel quale il papà di Amalia ti costringe a mangiare una fetta di panettone infilandolo letteralmente in bocca, tanto che vomitai. Che rapporti avevi con questo, col marito di tua mamma? Ma sai che cos'è? Che ovviamente sapendo che mio padre era Gianni,
E sai, non è che c'erano, non c'è mai stata, diciamo, una guerra ferrea, è che comunque sentivi che c'era una diversità tra me e Amalia, perché io ero comunque la figlia adottata, tra virgolette, e Amalia invece era il sangue. Ma magari non l'ha fatto neanche con cattiveria, poverino, cioè, che stiamo a sentenziare ad oggi, che cosa devo sentenziare, poverino? Non ho, però non tu da bambina avvertivi una... Avvertivo, cioè, comunque il distacco, sì. E poi perché lui era molto autoritario, quindi magari noi lo facciamo in modo diverso, più edulcorato. Mangiati la minestra. No, la minestra non me la mangio. Ovviamente non avrei, non seguirei mai un esempio del genere. Il panettone in bocca, però il panettone, cioè... sì, è stato un gesto molto cruento nei miei confronti, ma magari non l'avrà fatto neanche con la cattiveria, perché io mi ero caponita che non lo volevo mangiare. A me non mi piace il panettone con canditi. Cristiana, cioè... ma la un po' di rabbia tu, dove la trovi? Non ce l'hai. Come fa a essere così buona? Ma io, per quel poco che l'ho conosciuta, oggi ci siamo conosciute, lei è così, è positiva, è buona. Forse mamma dicevi che era così, vero? Ma infatti quello è il concetto. Cioè, io vedo in lei il non rancore che portava sua madre verso... Questo è meraviglioso, eh. Quindi trasmetti poi alla persona lo stesso modo di ragionare. E da figli separati mi accorgo di alcune dinamiche che possono essere più, che possono toccare meno o di più, no? Sì. Io qua, cioè, non noto nessun astio verso una persona, sì, che comunque stava facendo le cose in modo sbagliato in quel momento, perché infilare un panettone in bocca a una bambina, esatto, in quel modo, senza essere bisogna padre, trovare, lo so, io ribollirei dentro per una cosa del genere. Lei soprattutto zero. Non è quello, soprattutto quindi, perché, diciamo, lei avvertiva un po' come nelle favole, no? La favola, sì, di Cenerentola, certo, dei paradigmi, no? La sorellastra, la madrigna, in caso c'era il patrigno. Però il fatto che tu dici, vero, forse non lo faceva nemmeno apposta, ti fa onore, ma anche chi perché ti fa io? Vivere più leggera, brava, diciamo la verità, io? Perché poi, brava, la rabbia non porta da nessuna parte. Problema di lui, se lo sapeva, se non lo sa, pazienza. 20 anni, canzonissima 1970, e poi ci vediamo finalmente la clip del riconoscimento. Ah. Amore dei venti.